Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video per il quale oggi ho qui con me questo Potensync Elfin, un drone per selfie che fa proprio il concept costruttivo della serie Mavic introdotta da DJI ormai qualche anno fa e che poi, visto l'enorme successo, è stata ripresa a sua volta da moltissimi altri modelli. Per cui i suoi punti di forza sono sicuramente il design, anche se da un punto di vista puramente estetico probabilmente assomiglia più all'Hub Sanzino che non al Mavic, la qualità costruttiva e naturalmente la portabilità. Caratteristiche queste che, unite all'ottima stabilità in overing, che è assicurata da una telecamera a flusso ottico che si trova sulla pancia del drone, e alla buona dotazione di accessori, lo rendono per davvero un'ottima soluzione entry level. Detto questo, prima di proseguire con l'esperienza di unboxing, come al solito, se volete vedere altri contenuti di questo tipo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video, in modo che il maggior numero di persone possano vederlo. E poi vi invito anche ad unirvi al gruppo Telegram del canale, così da rimanere aggiornati sulle novità future. Detto questo, come al solito possiamo iniziare con l'esperienza di unboxing, cominciando naturalmente dalla confezione, non tanto questa in cartone, ma piuttosto dalla valigetta rigida che si trova all'interno e che permette sia di mantenere in ordine, ma anche di trasportare facilmente il drone assieme a tutti gli altri accessori, che comprendono anche due batterie da 1100 mAh che si ricaricano da 0 a 100 in circa un'ora e mezza utilizzando il caricatore USB, che fa naturalmente parte anch'esso della dotazione di accessori e che consentono all'incirca 9 minuti di autonomia ciascuna per un totale di 18 minuti di volo. Poi sempre in confezione ci sono anche i paraeliche che si agganciano senza viti, il che va bene perché una volta installati non sarà più possibile ripiegare i bracci del drone, per cui per volare con i paraeliche e non perdere al contempo la portabilità dovremo metterli e toglierli ad ogni singolo volo. Continuando con la confezione ci sono anche un cacciavite, 4 eliche di riserva e un manuale di istruzioni che è tradotto anche in italiano e spiega in modo chiaro e dettagliato tutte le principali funzionalità e caratteristiche del drone. Infine concludiamo con il telecomando, che, cosa abbastanza inusuale, è corredato anche dalle 3 batterie mini stilo che servono per alimentarlo. Telecomando che, pur essendo ben realizzato per quanto riguarda sia la completezza che la disposizione dei tasti, resta comunque la parte più debole di tutta la dotazione di accessori, perché è realizzato in una plastica di bassa qualità, il che inevitabilmente si riflette anche sul supporto dello smartphone, che non riesce a sostenere in modo adeguato telefoni mediamente pesanti, il che è davvero un peccato perché, come abbiamo visto, per tutto il resto la qualità costruttiva è decisamente sopra la media, compresa quella del drone che, completo di batteria, pesa un po' più di 80 grammi, il che gli permette di poter volare anche con un pochino di vento, riuscendo comunque a mantenere una buona stabilità, anche per via della telecamera a flusso ottico che si trova sulla pancia, il cui funzionamento è segnalato dal pulsante di accensione e spegnimento che è stato inserito sul retro, mentre sul davanti c'è la telecamera inclinabile che possiede un angolo di visione di circa 60 gradi e che è stata pensata principalmente per riprendere le persone che si trovano a terra. Infatti l'angolo di ripresa è rivolto verso il basso e non permette, se non in modo limitato, di riprendere l'orizzonte anche portando il drone ad una certa altezza da terra. Le operazioni che precedono il decollo sono molto semplici ed anche in questo caso è possibile volare in 3 diverse configurazioni, solo con il telecomando e lo smartphone, oppure anche solamente con lo smartphone. Dopo aver aperto i bracci, cominciando da quelli posteriori, e aver inserito la batteria, è sufficiente accendere il drone premendo per un secondo il tastino dedicato, poi dovremo accendere il telecomando. Successivamente, per stabilire il collegamento tra i due, dovremo spostare il joystick di sinistra prima in alto e poi in basso ed infine, per la calibrazione, premere il tasto dedicato. Dopodiché è possibile armare i motori portando entrambi i joystick in basso e poi al centro ed infine saremo in grado di decollare in modo completamente automatico. A
questo punto, prima di proseguire, vorrei soffermarmi un attimo per mostrarvi come impostare correttamente il collegamento tra lo smartphone e il drone, che si connettono tra loro per mezzo dell'applicazione Potasic Toy, che si trova sullo store ed è disponibile sia per sistemi Android che iOS. Per cui, dopo averla installata, dovremo accendere il drone, attendere qualche secondo in modo che abbia il tempo di creare la rete Wi-Fi che dovremo scegliere nelle impostazioni dello smartphone. A questo punto nell'applicazione il pulsante di collegamento da grigio diventerà blu, così che potremo accedere alla schermata principale da dove potremo attivare i joystick virtuali e naturalmente vedere in diretta quanto inquadrato dalla telecamera, che non integra uno slot per schedine micro SD, il che ovviamente significa che tutte le eventuali registrazioni e fotografie saranno salvate nella memoria dello smartphone, rispettivamente in HD i video e in 2K le fotografie. Oltre al barometro che consente al drone di mantenere quando è in volo in modo autonomo l'altezza, come abbiamo visto c'è anche la telecamera a flusso ottico che sia all'esterno ma soprattutto all'interno conferisce al drone una stabilità davvero stupefacente, funzionalità che è segnalata dal pulsante di accensione che quando il drone si trova in quella modalità, che è gestita autonomamente dal software di gestione, sarà in colorazione verde fissa. Questo perché potrebbe accadere che in alcuni casi, soprattutto all'esterno, con molta illuminazione, la telecamera non riesca a leggere correttamente il terreno sotto al drone. Per quanto riguarda le altre funzionalità di volo intelligente, sul telecomando c'è esclusivamente la modalità senza testa che, neutralizzando la testa e la coda del drone, consente di evitare di doverlo controllarlo a specchio quando si trova con il muso rivolto verso il pilota, mentre dall'applicazione potremo far eseguire al drone un determinato percorso semplicemente disegnandolo con un dito sul display dello smartphone, tracciato che ovviamente però, mancando il GPS, verrà eseguito in modo molto approssimativo ed inoltre è anche possibile utilizzare le gesture per scattare in modo automatico fotografie oppure registrare video. Funzionalità che ho testato a fondo e che vi posso confermare lavora davvero bene, anche perché, come vi dicevo nell'introduzione, si tratta proprio di un drone per selfie. Sia la distanza di controllo che la portata della connessione Wi-Fi sono ottime, consentendo di pilotare il drone fino a probabilmente anche oltre i 40 metri di distanza, limite che comunque in questo caso diventa per davvero invalicabile, viste le dimensioni, perché poi si tratterebbe di pilotarlo alla cieca e quindi non in sicurezza, con tutti i rischi che ne conseguono. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il drone non dovesse più sentire il segnale proveniente dal telecomando, atterrerebbe lentamente nel punto in cui si trova e in caso di emergenza è possibile anche premendo un tasto bloccare i motori in modo da farlo atterrare immediatamente.
Insomma, come abbiamo visto, questo Potensic Elfin è un drone decisamente buono sotto molteplici aspetti, ad iniziare dalla valigetta per il trasporto, continuando con la dotazione di accessori, la qualità costruttiva e naturalmente il software di gestione dell'applicazione. L'unica cosa che personalmente avrei migliorato è la qualità costruttiva del telecomando, in particolare per quanto riguarda il supporto per lo smartphone. Detto questo, come al solito, per maggiori informazioni trovate tutto quanto qui sotto in descrizione, dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.